Nella cornice incantevole del Parco regionale dei Castelli Romani, coronata dai boschi da cui prende il nome, Nemi è il comune più piccolo del territorio della diocesi di Albano. In questo luogo suggestivo e ricco di storie e di tradizioni, viene venerato da 350 anni il crocifisso scolpito da Fra Vincenzo da Bassiano, custodito nell'omonimo santuario. In occasione di questo anniversario, dal 1 maggio al 9 giugno, il crocifisso viene esposto alla venerazione dei fedeli nella parrocchia di Santa Maria del Pozzo. Questo crocifisso è stato scolpito dal francescano Fra Vincenzo Pietro Santi da Bassiano. Lui lavorava solo di venerdì, dopo aver fatto digiuno, penitenza e pregato molto, perché potesse capire di più qual era l'espressione di Gesù che stava sulla croce. Ecco, guardandolo, se lo guardiamo dal lato destro, dove ci troviamo noi di fronte, è un Gesù che sembra sorridere, per il fatto che, ecco, stando sulla croce, sente che ha compiuto la volontà del Padre. Invece, passando dal lato sinistro, è un Gesù nella più grande sofferenza, però nella estrema pace. Dal momento che Gesù la sofferenza più grande l'ha sentita quando il Padre lo ha abbandonato, lui sentiva l'assenza del Padre. Però le ultime parole, nelle tue mani affido il mio spirito, è l'espressione proprio della pace più profonda. Questo è uno dei 7 crocifissi che Fra Vincenzo ha scolpito. E proprio per celebrare la ricorrenza dei 350 anni, infatti è stato esposto per la prima volta il 19 maggio del 1669, si è organizzata una serie di festeggiamenti che sono iniziati il 1 maggio, quando il Cristo è stato portato nella chiesa parrocchiale, e lì resterà fino al 9 giugno per la venerazione dei fedeli. Una tappa importante di questo periodo è prima di tutto il 19 maggio, quando il Vescovo verrà per la celebrazione della prima esposizione, e poi il 26 maggio verrà portato in una clinica qua vicino, dove ci sono oltre 500 ricoverati, e lì proprio è il momento più importante, perché Gesù vuole essere vicino e di conforto alle persone che soffrono. Sul tema La forza del desiderio si è svolto domenica 5 maggio a Nettuno, presso la parrocchia Sant'Anna, il secondo convegno di pastorale giovanile, promosso dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile e dal Centro Oratori Diocesano. Siamo nella parrocchia di Sant'Anna a Nettuno, dove si è svolto il convegno di pastorale giovanile dal titolo La forza del desiderio, rivolto a animatori di oratorio e agli educatori dei gruppi giovani e giovanissimi della nostra diocesi di Albano. In questa giornata abbiamo affrontato il tema del desiderio e del discernimento spirituale, tema caro anche alla nostra diocesi e che abbiamo affrontato quest'anno, insieme a Mariano Jacobellis, un gesuita, che ci ha accompagnato in questa fase di studio e di critica. Nel pomeriggio invece si sono svolti dei workshop su delle tematiche che riguardano il mondo giovanile e in cui gli educatori si sono potuti confrontare tra di loro, e poi sono state tirate delle conclusioni finali che sono solamente l'inizio per il proseguo del nostro cammino, perché tutto questo materiale vorrebbe essere messo insieme per poi essere nuovamente condiviso con gli animatori, gli educatori e i gruppi giovani della nostra diocesi. Siamo qui a Nettuno con i ragazzi della diocesi per riflettere su un tema molto importante, che è quello del desiderio. Abbiamo dedicato tutta la mattina a capire che cos'è il desiderio, cosa sono i desideri,
e se è possibile vivere una vita senza desideri. E il desiderio l'abbiamo definito un po' come la bussola dell'anima, come ciò che orienta una vita verso valori e sentimenti nobili ed elevati, in una società che non sempre ci mette nella condizione di rivolgere il nostro volto verso l'alto. Abbiamo ricordato appunto questa mattina che nella parola desiderio è nascosta la parola stella, no? Desiderare è la stella che mi manca, no? È qualcosa di cui sono alla ricerca. Ecco, il desiderio è appunto cercare nella mia vita, nella nostra vita, quello che mi manca e andare a prenderlo. E quindi il desiderio non solo orienta tutta la nostra vita, ma davvero dà anima, cuore alle nostre scelte. Il desiderio è strettamente collegato alle scelte. Quindi è stato molto bello riflettere con questi giovani su questi temi, loro che di qui a un po' daranno il loro contributo alla società, e sarà importante avere nel nostro mondo uomini liberi, capaci di vere scelte e orientati da grandi sentimenti e grandi desideri. Venerdì 10 maggio, riunione dei direttori di Curia, alle ore 10 presso la Curia Vescovile. Domenica 12 maggio, festa di San Pancrazio Martire, patrono della diocesi di Albano. Il vescovo presiderà la Santa Messa alle ore 18 nella Basilica Cattedrale. A seguire avrà luogo la processione per le vie della città. Giovedì 16 maggio, ritiro spirituale mensile del clero. L'incontro si terrà presso il seminario vescovile a partire dalle ore 9:30. Sabato 25 maggio, Consiglio Pastorale Diocesano. Dopo la presentazione dei lavori dei consigli pastorali vicariali, il Vescovo incontra il Consiglio Pastorale Diocesano per continuare il lavoro in modo sinodale. L'incontro si terrà presso il Seminario Vescovile a partire dalle ore 9:30. Martedì 28 maggio, formazione con i fidanzati e i giovani sposi. L'incontro sul tema Abitare i luoghi della nostra città da sposi cristiani si terrà dalle ore 20:30 alle ore 22 presso la parrocchia Santa Maria della Stella in Albano. Mercoledì 29 maggio, ambiente universitario e testimonianza cristiana. L'incontro organizzato dagli uffici per la pastorale universitaria e la pastorale giovanile della diocesi di Albano inizierà alle ore 19:30 presso il teatro del seminario vescovile.